Anche oggi Toscana Lavoro è a Firenze presso l'Università degli Studi per la seconda sessione del convegno internazionale voluto dalla CGIL Toscana che ha un titolo molto importante, Uscire dal tunnel. Un confronto con docenti di economia, sindacalisti, rappresentanti internazionali ed italiani quindi della politica e delle istituzioni. Il tema di oggi verte sui modelli contrattuali, materia prima del sindacato, proprio mentre la Fiat di Marchionne nega il contratto nazionale dei lavoratori della Fiat. Sono presenti molti nomi che dal loro osservatorio ragionano dell'Europa di fronte alla crisi, il lavoro, il sindacato, la politica. È presente anche la segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso, in un dibattito sugli argomenti posti dall'attualità, anche rispetto al nuovo quadro politico. Non è noto e non conosciuto qual è il piano industriale della Fiat. Fiat continua a cercare di scaricare sui lavoratori la conseguenza delle sue non scelte. Abbiamo visto come ha risposto, o meglio non risposto, alla Consob. Il tema continua a essere questo. Speriamo che il governo sia in grado di convocare un tavolo sulle questioni della politica industriale e sul piano della contrattazione. Non abbiamo cambiato e non cambiamo opinione. Noi l'abbiamo detto in tempi non sospetti, che un'azienda che continua a citare un piano industriale che non illustra fa venire il sospetto che forse le sue intenzioni sono altre. Poi mi verrebbe da notare che c'è una sorta di meccanismo d'orologeria: ogni volta che si prova a far ripartire questo paese, la Fiat decide di piombare dentro la rottura delle relazioni sindacali, che è anche questo un modo per non discutere mai di quali sono i suoi obiettivi industriali. Vorrei però dire che mentre Fiat prosegue un suo cammino solitario, il tema fondamentale che noi abbiamo è di ripartire dalle grandi imprese pubbliche e provare a fare delle politiche industriali, e in questo, in particolare in questa città, oggi l'emergenza si chiama Finmeccanica e la necessità che il governo intervenga rapidamente perché questa impresa non venga distrutta da vicende interne che nulla hanno a che fare con il lavoro e con le politiche industriali. Ma se non ci fosse stata la perdita di consenso interno al paese nei confronti del governo che c'era, anche noi avremmo subito una profonda lesione democratica e in qualche modo noi siamo in una sospensione delle normali regole che dovrebbero portare di fronte a una crisi politica al voto dei cittadini. Poi vale l'emergenza economica, ma vale anche un'idea che c'è una necessità di ridefinire il rapporto tra sovranità europea e sovranità degli stati, sapendo che rischia di essere più forte la sovranità dei trattati finanziari che non la sovranità determinata dalla Carta di Nizza. E questo è il problema che noi abbiamo. Perché decidi che c'è un potere di intervento che è dato dalle norme economiche e finanziarie e non c'è un potere di intervento e di coesione dell'Europa che è dato dalle regole generali, quelle che noi in Italia chiamiamo Costituzione, che avremmo voluto nella La CGIL Toscana, con questo convegno, insieme all'Istituto di Ricerche IRES e insieme all'Istituto, alla Fondazione tedesca Ebert, cerca dalla Toscana di rilanciare il concetto di lavoro, soluzioni per l'economia. Sì, qualche mese fa, quando abbiamo guardato i dati economici della nostra regione, li abbiamo confrontati anche con quelli di altre regioni italiane, ci siamo detti, alziamo lo sguardo, diamo uno sguardo anche a quello che succede in Europa, proprio perché siamo convinti che, come dire, la crisi non l'abbiamo creata noi, ma la stiamo pagando noi e la sta pagando soprattutto il lavoro, l'economia e il lavoro, mentre invece noi vogliamo rimettere al centro i diritti delle persone come non un peso per l'economia, ma come uno dei motori dello sviluppo futuro. La tesi che prevale, lo sapete, è che c'è stata una finanza malata che ha rovinato, aggredito un corpo sostanzialmente sano, perché se noi rimuoviamo il cancro della finanza il corpo torna a essere sano. Ecco, a me questa analisi non convince, mentre convince molto l'analisi che faceva Marco Panara all'inizio, e cioè che il corpo era malato. E la finanza per un lungo periodo è stata una droga che ha consentito a quel corpo, nonostante fosse gravemente malato, di andare avanti. La malattia grave era la malattia della regressione delle condizioni del lavoro.
che si è tradotta in un enorme peggioramento della disuguaglianza nella distribuzione del reddito e della ricchezza. Una regressione delle condizioni del lavoro e un aumento della disuguaglianza che non è stato un processo che ha coinvolto e ha riguardato una fascia limitata di lavoratori deboli, ma come hanno efficacemente sintetizzato sui cartelli i ragazzi, le ragazze, le persone di Occupy Wall Street, ha riguardato il 99% della società, cioè un processo che ha riguardato larghissima parte delle classi medie. La crisi non è certo solo finanziaria, la crisi è quella del lavoro ed è quella preoccupante. Sono entrambe. In questo momento, se c'è una novità, è il fatto che c'è un restringimento spaventoso della disponibilità di liquidità da parte anche del sistema bancario, quindi manca il credito. Manca il credito per le famiglie, manca il credito per il lavoro e dall'altra parte manca il lavoro. Combinato tra queste due cose può generare una situazione dal punto di vista sociale drammatica. È quello che in parte stiamo vivendo in questo momento in Toscana e in tutta Italia. Quello che viene fuori dal convegno internazionale che proprio la CGIL Toscana ha voluto, qual è il punto più evidente dal confronto con gli altri paesi stranieri? A me pare che per il lavoro, per le persone che vivono dal reddito fisso, ma io penso per le nostre comunità serve più Europa, non meno Europa. Noi non possiamo semplicemente affidare alla moneta la possibilità di uscire da una situazione come questa, servono politiche, serve più contrattazione e serve più democrazia. I cittadini europei non devono essere esclusi dalla ricostruzione di uno scenario che dia qualche vantaggio e qualche speranza maggiore di quella che non hanno i nostri giovani e le persone che in questo momento soffrono il rischio della crisi. Proprio con la fondazione tedesca Ebert, in questi due giorni la CGIL e gli altri relatori si sono confrontati. Che Germania viene fuori? Una Germania che per un versante ha un governo che pensa ancora in una chiave esclusivamente nazionale e invece ha un popolo, ha delle forze sociali che guardano ha un'idea più grande, che non è quella dello Stato-nazione, ma è quella di uno Stato grande come dovrebbe essere lo Stato europeo. La crisi in Italia quindi ha tre connotazioni, ha tre dati, se ben ricordo. Il patrimonio italiano che è tanto, il reddito che è poco e il debito che è molto alto. Ma noi dovremmo portare a vantaggio questa situazione e a vantaggio del Paese. Dovremmo per una volta mettere da parte gli interessi e gli egoismi sociali per dare una risposta al Paese. È evidente che se ci sono tanti patrimoni, da quelli dovremmo partire, perché quelli hanno un margine per poter aiutare il sistema a riprendere. Nello stesso vantaggio di chi ha quelle risorse, perché solo attraverso la ripresa del lavoro quelle risorse si potranno in qualche misura difendere. Secondo questo convegno di due giorni, ci sono delle buone notizie, entro quando potremmo, anche complice il governo Monti, riuscire a riprendere fiato in Italia, in Europa? Ma io credo che gli anni che abbiamo davanti saranno anni difficili, non credo che avremo un trend rapido di soluzione. Certo, si affacciano temi e parole nuove come fiducia, come cooperazione, come responsabilità che fino a ieri erano negati. C'è una disponibilità e confronto che fino a ieri veniva negata. Poi ci sono ancora coloro che pensano faziosamente di fare come vogliono, penso alla vicenda Marchionne, ma vedo anche che c'è una società civile che reagisce a tutto questo. Ci fa ben sperare, naturalmente non dipende solo da noi, dipende anche dagli altri interlocutori.